Guardi. Lui una volta mi stupì che Antonio Madonia al mio pari, a mio pari conosceva tutte le abitudini di Rina, dove andava e dove non andava. Quando lui, nel periodo che lui abitava a San Giuseppe Jato, il Madonia ha fatto di tutto per scoprire dove abitava. E un giorno si presentò lui con un fiorino, con a bordo due motorini per il regalo ai figli. E Rina questa visita non lo gradì nella maniera più categorica. Ha saputo come lui era venuto a conoscenza di questo sito dove lui abitava, e Rina non stava tanto tranquillo. Quindi questa risposta significa che lui aveva notizie, da ambienti No, istituzionali? non l'ha detto chiaro, però uno che diffida di un soggetto del genere, che prima conosceva tutte e tutti, alla pari di mio, cioè quando abitava a Molara, quando abitava in Corso dei Mille, invece quando lui ha cominciato ad abitare a San Giuseppe Jato, non doveva saperlo nessuno, e in particolar modo lui. E quando fu vero presente a questa vicissitudine, lui ci è rimasto malissimo. Ci è rimasto malissimo, non voleva che si sapesse, e non era più tranquillo come era fino a qualche minuto prima di quando aveva ricevuto questa visita. Aspetti, Brusca, Sì. lei usa troppo lui senza dire il nome, quindi lui Sì, era lui, Antonino Madonia, Antonino perché dopo Madonia cominciato aveva, era andato a San di. Giuseppe Jato, aspetti, vediamo se ho capito, era andato a San Giuseppe Jato a trovare nella casa, diciamo, dove risiedeva Rina con la famiglia. Esatto, era andato a trovare Rina a casa sua, dove abitava in quel A San momento, e Giuseppe non ha Jato. gradito la visita di Antonino Madonia. Perfetto, ma Rina era latitante in quel periodo? Sì, era Era già latitante, sì. latitante, vabbè. Sì. Parliamo dell'80, 83, perché io sono stato arrestato con le dichiarazioni di Buscetta, quindi 84 se non ricordo E male, quindi e Rina questo. si è preoccupato perché Madonia sapeva dove era il suo rifugio. Diciamo che era. Esatto, non mi ha detto è sbirro, ha contatti con la polizia, però non era sereno. Poteva Vabbè. essere anche un altro motivo specifico, poteva essere anche l'incolumità, poteva tentare per la sua vita. Dico, l'interpretazione sono non solo quella, ma anche l'altra. Senta, io ritorno, faccio un passo indietro perché lei mi stava rispondendo a una mia domanda, qual era il motivo dei Sì. malumori di Rina. Mi ha detto questo fatto dell'aggiustamento dei processi, stava dicendo una seconda cosa e io l'ho bloccata. Se la può dire adesso? La riassumo in maniera sintetica e poi mi decidete voi, anche perché l'ho già dichiarato. Quando cominciò a collaborare, Francesco Salvatore, durante un'udienza ebbe a dichiarare che Salvatore Rina mi voleva uccidere, a me e a Salvuccio Madonia. Io lì per lì sinceramente non ci credevo, mi sembrava una cosa strana, ma può darsi che è un'opera della magistratura che ci vuole fare mettere contro uno contro l'altro. Però il dubbio mi è rimasto. E non capivo per quale motivo Rina volesse arrivare a tanto, gli avendogli dato la vita, cioè ho fatto quello che ho fatto e sono arrivato al punto dove sono stato proprio per eseguire le sue orme e per quello che lui mi aveva imparato. Quindi sono rimasto scioccato, ripeto, non tanto per la morte, che si muore una volta sola. E allora ho cominciato io a fare, come dire, a rivolgere il film indietro per capire quali erano i motivi. Un paio me le sono fatte, però il punto, quello che più di tutti mi ha fatto capire bene, almeno per quello che mi riguarda, fu in occasione di un confronto con Cancemi Salvatore, dove lui mi spiegava che io assieme a Salvuccio Madonia ci tenevamo a due cavalli pazzi, che avevamo commesso non so che cosa, più si era mandati a trafficare un do, era andato a cercare un certo miscele Giuseppe, se non ricordo male, di Salemi, senza la sua preventiva autorizzazione. Per che motivo l'avevate cercato?
Non ho capito la domanda, chiedo scusa. Per che motivo avevate cercato questo signore? Per organizzare un traffico di droga. Esatto. Questo è Michele, il notissimo trafficante di droga di Salemi. C'era un altro motivo per cui Cancemi le disse nel corso di questo... Mi ascolti. Le disse nel corso di questo confronto che c'era la volontà di Rina di uccidervi. Ha utilizzato anche un termine? Ora non mi ricordo le parole precise, però ci sono le registrazioni, le potete controllare. Questo è tra i verbali che abbiamo acquisito, quindi è agli atti. E Cancemi le dice che vi aveva detto sparaturi. Esatto, esattamente. In base nel nostro mondo bastano parole per capire un po' il concetto. Quindi sparatore significavamo che, cioè lui in modo provocatorio dice, chi si vanno a sparare senza l'autorizzazione, era il senso questo, si sentono domini Dio. Allora, siccome io avevo avuto, calcolando i tempi e il periodo di quando Rina mi voleva uccidere, e poi lui ha cambiato atteggiamento, che fino a quel momento Rina con me si comportava un po' strano, però non riuscivo a capire per quale motivo, se magari precauzione, essendo lui latitante, lui io libero, prendevo tutta precauzione perché gli potesse portare i cosiddetti sbirri per poterlo far arrestare. Invece poi io, sentendo Cancemi, mi viene alla mente, ma subito, senza dubbi, lui mi fa letteralmente un interrogatorio, cominciando a girarmi intorno, su un l'omicidio di Agostino, di questo che stiamo trattando, vi presento, non mi ricordo il nome, e mi comincia a dire, ma tu sai niente di questa cosa? E gli ho detto no, altrimenti gliel'avrei detto. Ma chi potrebbe essere stato? Non glielo so dire. E lui era convinto che di questo omicidio, no, ripeto, non me l'ha detto, ma in base a quello che mi chiedeva, che fossimo stati io e Salvuccio Madonia. E io subito gli ho negato la circostanza dicendo che non ne sapevo nulla. E gli faccio la domanda, allora se a questo punto lei non sa nulla, cioè Vossia, gli devo rispettosamente a Vossia, non ne sa nulla, allora chi poteva essere? E allora subito lui ha puntato il dito contro Antonino Madonia, ma senza tanti giri di parole. E gli ho detto, può essere, comincia a camminare da solo. Dice, può essere, Cinino si è montato là adesso, non mi ricordo le parole, gli ho detto in precedenza. Quindi in quel momento capì che Rino non sapeva nulla, cercava l'autore dell'omicidio, ma non perché gli interessava per il povero Agostino, ma chi l'aveva commesso e perché non l'avevano avvisato e più perché aveva agito in un altro territorio che era quello di Biondino Salvatore. Aspetta, allora le devo fare le domande su questo. Lei dice non sapeva nulla, sì. Non sapeva nulla in quel momento o all'inizio? No, da sempre, da quando è successo lui l'ha preso dalla TV e quindi stava cercando, almeno fino a quando ha fatto quella sorta di interrogatorio, lui non sapeva nulla. Ma quando la chiede a lei aveva già, diciamo, chiesto ad altri per quello che è la sua conoscenza di Cosa Nostra? Io non ho partecipato, ma per quello che lo conosco avrà parlato con sicuramente, perché la volontà di uccidermi era nel qualche 6-7 mesi prima, e che a portarmi da lui era Raffaele Ganci, che poi mi ricordo pure che mi ha fatto aspettare per un'altra circostanza. Io ho ricollocato tutto l'episodio, quindi sicuramente lui ne ha parlato principalmente con Biondino Salvatore, con Cancemi Salvatore e con Giuseppe, con Biondino Salvatore, che era il titolare del mandamento di San Lorenzo, che comprende Carini, che sostituiva Giuseppe Giacomo Gambino. Quindi lei queste cose le dice sulla base delle regole di Cosa Nostra, diciamo. Questi erano i soggetti che gli potevano riferire. Esatto. E lui in questa circostanza, diciamo che cercava, fra virgolette, la virgola per poter eliminare Antonino Madonia, per essere chiari. Quindi quando chiede a lei se lei ha partecipato, essenzialmente le chiede se anche lei ha partecipato a questo omicidio. Esatto, lui in quel momento mi dà, la domanda è come se io avessi partecipato all'omicidio senza avere chiesto l'autorizzazione a lui.
E io gli dico assolutamente no, nella maniera più categorica. Gli ho detto, ma se l'avessi fatto non glielo avrei detto prima a lei, o quantomeno lei mi aveva dovuto, cioè vossia, dico lei nel senso vossia, avrebbe dovuto dirmelo a me, mettiti a disposizione di Nino. Questo non è successo come era normale tra questo gruppo. Io nonostante tutti i rapporti, tutto quello che facevo, prendevo sempre ordine da lui, non mi dava i dettagli, mi diceva metti a disposizione di Tizio, di Caio e vai avanti. Senta, l'atteggiamento di Rina qual era? E se poi ci spiega se questo atteggiamento era importante per lei per comprendere quello che Rina sapeva o meno? L'atteggiamento era di quello, uno in base a quello che era il suo ruolo, che non sapeva nulla, era incavolato, ripeto, non per la morte dell'omicidio, della vittima, ma che lui era messo a conoscenza e in qualche modo si erano presi in gioco di lui, in sostanza. E quindi si spaventava anche per lui, dice, quando ha ucciso lui potevamo uccidere anche lui, ha capito qual è il senso. Sì, ma dico, quello io volevo capire, lei dice era arrabbiato, ma aveva un sorriso, come gliel'ha detto questo? No, era incavolato nero, nel senso che quando parlavo di Antonio Martino lo faceva in maniera seria, con affermazioni dure, non era rilassato col sorriso, ma no, era un atteggiamento di quelli seri e molto adirato. In che modo indica, ora se l'hai ricordato, diciamo, parlando, in che modo indica Madonia Antonino? Ma subito, ora non mi ricordo se l'ha fatto lui il nome, il 99% l'ha fatto lui, ma essendo che lui mi ha fatto il nome di, siamo arrivati ad Antonino Madonia perché lui pensava che ero stato io a Savuccio Madonia, quindi la deduzione è stata quasi in automatico per dire è stata opera di Nino, poi Nino a Madonia, con chi l'abbia fatto quello non ci siamo scesi. Ho capito, no, da questo punto di vista anche per ricordo, diciamo, io le faccio questa contestazione di quello che lei ha detto il 7 ottobre del 98, che poi è già acquisito agli atti. E allora, Salvatore Rina non mi ha detto niente, non l'ho trovato neanche stupito. E mi fa il nome, dice i Picciotti, cioè i Picciotti sarebbero i fratelli Madonia, cioè Salvuccio e Antonina, che ancora non so se era stato arrestato, non era arrestato, vabbè. Se lo sono fatti in maniera molto muta a muta. Sì, sotto questa veste sì, in quel momento mi sono spiegato, però il significato diciamo era quello, ma riferito ai fratelli Madonia. Quindi lei ha compreso con chiarezza, sulla base di quelle che erano le sue conoscenze, che lui si riferiva a Nino Madonia. 101%, non 99%, ma guardi, le dico di più, io ho avuto modo di fare un confronto con mio padre, in quella circostanza gli ho detto bello il compare che hai, in riferimento al fatto che mi volevo uccidere, perché mio padre ha assistito in udienza a queste mie dichiarazioni, Raffaele Ganci, che era nella cella accanto, gli dice Mazzubennà per scolparsi lui, Mazzubennà dice ma perché va pensando, non crede a queste tragedie. Mio padre, che invece conosceva bene Rina e tutta l'anturaggio, gli ha detto testualmente, dice Raffaele, dice, lascia perdere, dice, non ce l'ho con te perché tu sei un miserabile, più miserabile di lui, dice, aveva la stampella fra le mani. Se se lo incontro dall'altro mondo ce la devo tirare in testa, con riferimento al senso che lui, anche lui aveva capito che voleva uccidere me e Salvuccio Madonia. Senta, ma mi conferma? Quindi, che per capire, sì. Che il senso? Nel senso che per me e per mio padre era chiaro, è una cosa diversa per la legge dello Stato italiano, per me e mio padre era chiaro l'argomento. Ho capito. Perfetto. Una cosa le volevo chiedere, nella parte che le ho contestato poco fa c'è scritto che Rina non era stupito, questo lei lo conferma? Sì, stupito nel senso che Nino Madonia avrebbe agito senza autorizzazione, perché partendo diciamo da quell'episodio del motorino e poi tante altre piccole cose che non mi ricordo sinceramente, però l'umore era quello. Senta, quindi la preoccupazione di Rina quale era? Riguardava, diciamo, il fatto che tramite questo omicidio si fosse cementata un'alleanza
Sì, magari facciamo pericolosa, un po' meno diretta la domanda. No, l'ha già detto, diciamo, però in maniera molto en passant. E allora, qual era la preoccupazione di Rino? Che Antonino Madonia avesse messo in campo una strategia di Rina, dicendo che in qualche occasione commetteva omicidi senza avvisare i responsabili del territorio, tipo quello di Giuseppe Di Cristina, per ormai un fatto abbastanza chiaro, e che stava subendo la stessa mancanza di regole, e che uno, due, chiamati in causa da parte del mandamento di Biondino Salvatore per dire: guarda, è successa questa cosa e noi non sappiamo nulla, quindi lui fa una brutta figura, ma principalmente per quello che lo conosco si può rivolgere anche contro di me, quindi si doveva togliere un nemico all'interno di Cosa Nostra, quindi, perché non dettava più legge e regole, non dava più fiducia. Sì. Quello che non riesco a capire a questo punto dovrebbe completare la risposta, nel senso, sì, per capire un pochettino il rapporto che c'era tra Nino Madonia e Rina. Ho capito la domanda, nel senso che, ho capito che a Madonia Antonino aveva ucciso questo ragazzo per qualche interesse suo personale, che nessuno doveva sapere. Sì, le volevo chiedere, al di là di questi fatti che lei ci riferisce e che si riferiscono al periodo in cui è stato ucciso Agostino, se ho capito bene, in precedenza, lei già qualcosa l'ha detta, ma in precedenza i rapporti tra Nino Madonia e Rina erano di stima, di collaborazione, quali erano? C'erano stati contrasti, timori? Lei di un timore ci ha parlato, ma c'era stata anche collaborazione? Guardi, io in questo momento purtroppo sono passati tanti anni, che mi ricordo 100% che Rino a un dato punto non si cominciò a fidare più totalmente di Madonia Antonino. Esempio, lui finché abitava l'ultimo luogo dove lui abitava, che era alla Molara, non ho mai percepito nessun malumore. Da quel momento in poi non so che è successo, in particolar modo con Rina, di che cosa sia venuta a sapere, che io in questo momento non mi ricordo. Cambiò atteggiamento con Antonino Madonia, pur collaborando, pur agendo assieme, però c'era qualche cosa che non funzionava più. C'era, credo, un rapporto pure di gelosia con Roberto Vito Palazzolo. C'erano tante cose che a Rina non gli cominciava più a piacere il comportamento di Antonino Madonia.